Siamo a Milano, stiamo entrando nello studio di Luca Scacchetti, un'ex fabbrica adattata per il suo studio. Design hotel, boutique hotel, art hotel, mille definizioni stanno segnando oggi il design per l'ospitalità. La tua idea? Ma io non condivido molto, cioè non sposo molto queste tendenze che peraltro sono interessanti, hanno determinato uno sviluppo della ricerca estetica nel settore dell'ospitalità. Io sono convinto che l'albergo deve essere come una sorta di riassunto, di simbolo, di segno del luogo stesso dove esso sorge. E quindi, secondo me, tutto un nuovo concetto di ospitalità, di progettazione di ospitalità, va costruito un po' su questa identità, sul concetto di identità, di luogo, di mimesi col posto, con una nazione, una regione, delle caratteristiche locali. Ovviamente però tutto ciò svolto in termini di contemporaneità. Quindi molto legato al territorio. Assolutamente il territorio è come la madre, io sono il padre. Ecco, il progetto è un po' l'incontro e il figlio che nasce da dalla mia sensibilità, per quello che può esserci, e l'incontro col territorio, con quel territorio. Il tuo studio opera in maniera non esclusiva nei confronti dell'ospitalità. Hai fatto urbanistica, pezzi importanti di design. Voglio anche dire che tra quei 10 edifici civili che salvo a Milano, non oltre, due o tre sono tuoi. Quindi dal punto di vista di un'esperienza professionale così allargata, come inquadriamo il progetto dell'albergo? Il progetto dell'albergo ha, rispetto a tutti gli altri settori di cui lo studio si occupa, un grande vantaggio, che oggi è diventato un punto dove si concentrano alcune sperimentazioni, alcune ricerche. Cioè, l'albergo, che è un tema economicamente vincente oggi in Italia per il rilancio del turismo, perché le strutture sono obsolete, eccetera, è diventata un'esigenza reale. In questa esigenza reale si possono concentrare e sperimentare delle ricerche che solo dopo potrebbero rovesciarsi su altri settori come la residenza, la ristorazione, il negozio, eccetera. Mi sembra che sia il tema del momento, ecco, e quindi ha una sorta di prevalenza. Beh, tu come recuperi queste cose nei lavori paralleli Ma il mio atteggiamento è un po' sempre lo stesso, quello di lavorare un po' al servizio della terra, del territorio. Questo perché io sono convinto che la progettazione sia un lavoro proprio al servizio di qualcosa che è più grande, più collettivo, che è il miglioramento delle condizioni di vita, e nel miglioramento delle condizioni di vita complessive io metto anche l'identità dei luoghi, cioè la possibilità dell'uomo di riconoscere il proprio spazio abitato e le differenze tra gli spazi abitati. Questa territorialità che fa parte del tuo DNA progettuale, in una qualche maniera è in contrasto forse con le politiche delle grandi catene, che invece per motivi economici e gestionali tendono a omologare un po' tutto quanto. È vera questa mia. Un pochino purtroppo è vera, per cui io lavoro un po' di più con le catene piccole, in ogni modo i singoli operatori, però sta cambiando. Io adesso sto facendo l'Hilton di Lecce ed è un progetto assolutamente legato al territorio. Sta cambiando perché anche le grandi catene mi sembra che abbiano capito che
la territorialità è un elemento da vendere, è un elemento in più, è un elemento che qualifica. Dopodiché ci possono essere degli stilemi, degli elementi che si ripetono sempre uguali e che quindi garantiscono il marchio e la catena stessa nella sua riconoscibilità. Va da sé, te lo metto in bocca io, nel senso che questa territorialità non deve essere folklore. Assolutamente no, non parliamo di provole appese o salami, parliamo di contemporaneità, di cogliere alcuni elementi culturali che appartengono alla letteratura, che appartengono alla terra, ai colori, ai materiali, ai modi di muoversi, alla spezialità. Pensiamo per esempio tutto, per parlare di un'esperienza recente, tutta l'esperienza mia nel Salento alberghiera non può prescindere, al di là del decoro, dallo spazio barocco, dalla continuità di uno spazio nell'altro che è propria delle chiese e di tutti gli edifici barocchi che hanno così segnato Lecce e Salento. Quindi io sto parlando di questo, non sto parlando di folklore, che sarebbe devastante. Sei molto presente sul fronte degli eventi, abbiamo visto tue installazioni a Rimini, al SIA, Abitare il Tempo a Verona, al Salone, eccetera. E c'è un filo conduttore tra queste tue esperienze e quali anche i risultati, le aspettative in genere? Ma io amo molto occuparmi di eventi, ma non per una sorta di visibilità. Certo, è utile perché è utile professionalmente, ma però sono poco interessato a questo. C'è un elemento molto interessante degli eventi, che è il loro lato effimero, cioè sono delle cose che nascono per durare una settimana, 10 giorni, eccetera. Questo determina un uso di materiali più poveri, dei costi più ridotti rispetto all'edilizia, rispetto alle installazioni permanenti, e quindi il grado di sperimentazione che si può mettere negli eventi è molto più spinto, perché è un investimento molto più piccolo. Oggi il rapporto con il fornitore è un nodo molto delicato, e entrano in ballo non solo i prezzi, ma l'affidabilità, i servizi aggiunti che il fornitore può dare e così via. E qual è la tua impostazione del rapporto col fornitore, la tua filosofia? Nel settore ricettivo, nel settore contract in generale, il fornitore deve essere un alleato del progetto. Il contract e il ricettivo permette, perché ha dei numeri per poterlo fare, un'adesione del fornitore anche lì a una sperimentazione un po' più spinta.